Se non li apriamo. Ci si incrociava e ci si guardava come perfetti estranei. Adesso fatichiamo addirittura a riuscire a trovare il tempo per lavorare. Quando siamo qui a fare dei lavori, la gente passa e inizia a scambiare due chiacchiere, a chiedere informazioni, a informarsi, a chiedere consigli per il loro orto in montagna, sul balcone e così via. Averlo sotto casa, dove poter raccogliere una pesca o un'albicocca o un carciofo perché vuoi farti un carpaccio, sarebbe bellissimo. Oppure se ti mancano delle cipolle, dell'aglio, scendi due passi, raccogli, tagli. In fondo a via Picasso, in un pezzo di terra di Risulta, un gruppo di cittadini ha recuperato un terreno abbandonato, ha piantato oltre 100 alberi, ha fatto crescere frutta e verdura. I prodotti sono lì a disposizione degli abitanti, chiunque può dare e prendere in libertà, ma nel rispetto reciproco. L'idea alla base è tanto semplice quanto innovativa: creare un luogo in città che sia soprattutto di relazione, di socialità, di buon vicinato. È un nuovo puntino sulla nostra mappa della Parmabene. Un piccolo paradiso in un angolo della città dove si viene continuamente sorpresi. Sono buonissime. Mia figlia va matta per le fave. Sono contento perché sono dei legumi, un ottimo sostituto della carne anche. Non tutti sono vegetariani, però. C'è addirittura chi magari ci porta da bere come ringraziamento per quello che forniamo al quartiere. Adesso stiamo aspettando un po' il passo successivo, quello in cui tutte queste persone che usufruiscono dell'area vengono un po' coinvolte anche dal punto di vista della partecipazione alle attività. Quasi non te ne accorgi quando passi di lì, puoi però cambiare la tua visione delle cose se solo provi a farci visita. Orti e frutteti in città per dare vita ad un punto di comunità, di aggregazione, di contatto, all'insegna dell'incontro e della relazione. Sono i fruttorti lungo via Sidoli, è la prima esperienza simile a Parma. Si è pensato di partire da uno dei bisogni essenziali dell'uomo, che è quello del cibo, quello legato al cibo, quindi la possibilità di poter coltivare, imparare a coltivare un cibo salubre utilizzando metodi sostenibili. Un progetto che nasce dalla condivisione di alcuni valori con gli altri del gruppo. Infatti io cercavo delle persone appunto che condividessero con me questa passione, che non è soltanto il coltivare. Uno degli aspetti fondamentali che ci distingue dall'agricoltura industriale, ma anche da quella tradizionale, è che noi non disturbiamo l'ecosistema suolo. Cosa vuol dire? Vuol dire che non lo lavoriamo, quindi non lo rivoltiamo. E perché? Perché vogliamo dare la possibilità ai processi di fertilità naturali di potersi espletare senza essere disturbati. A dare l'input decisivo nel 2012 un gruppo di cittadini con l'obiettivo di dare una risposta concreta alla crisi sociale, economica e ambientale attraverso iniziative di stampo ecologista e di insediamento umano sostenibile. Io sono partita dagli studi legati alle scienze ambientali, ero molto appassionata di ecologia, di biologia e ho sempre visto l'agricoltura come qualcosa che si contrapponeva alla conservazione e al rispetto dell'ambiente. Quando poi ho scoperto questo approccio alla coltivazione che invece si ispirava alla natura, parlo di agroecologia, agroforestazione, permacultura, ho visto che potevo combinare la mia passione per il rispetto dell'ambiente ma anche per il rispetto della società con la mia passione. Ah, le proprietà del finocchietto te le ricordi tutte? No? Beh, comunque è un profumo intensissimo. E poi è una bomba di sapore, di freschezza. Quasi un senso di responsabilità nei confronti del nostro pianeta e della nostra società. Poter contribuire
a rispondere alle grandi sfide che ci si stanno presentando. Secondo me il frutt'orto è un piccolo progetto per dimostrare che anche se non ci sono barriere architettoniche, non è chiuso, può restituire alla popolazione, alle persone, tanti frutti, tante erbe utili e quindi condividendole con chi passa per caso anche. Un altro aspetto molto importante del nostro approccio alla coltivazione è quello che si coltiva su più livelli. A differenza dell'agricoltura industriale, dove si coltiva su un'unica dimensione, che è quella orizzontale, in monocoltura, quindi in un'unica varietà, noi coltiviamo e sfruttiamo anche lo spazio verticale. Come fa la natura? Se noi pensiamo a un bosco, vediamo che nel bosco ci sono piante di diverse altezze. Abbiamo gli alberi più alti, come per esempio nel nostro caso abbiamo questi aceri, che erano già presenti sul sito del progetto inizialmente. Poi abbiamo degli alberi un po' più bassi, che sono rappresentati da tutti gli alberi da frutta. Gli arbusti, come il ribes, l'uva spina, la iosta, il gomi. Nessuna utopia, nessun progetto da matti senza capo né coda. Vedere per credere, l'ultima grande festa organizzata in questa sorprendente area verde. Stanno mangiando del riso. Buono. Per me fa schifo. Con le olive, i pomodori e le cipolle. Per me i piselli. E i cetrioli. Lo mangiate spesso? Sì, per me non lo mangio spesso perché mi fa un po' blè. Ti fa blè? Sì, io mi sto facendo da giovaccio con i girasoli, con il dente di leone. Gialli. Io avevo dato a disposizione tempere, gessi, colori a cera e colla vinilica. Avevo detto ai bambini di sbizzarrirsi e avevo detto di cercare degli elementi naturali in questo giardino, nel parco, e potevano incollarli e fare diverse cose. Questo è stato uno dei prodotti, perché ho voluto fare, oggi visto che il tema è natura, ho voluto fare arte e natura, un binomio secondo me molto, binomio perfetto. Immaginate di passeggiare in un bosco con piante cariche di fiori e frutti, però in città, insomma una food forest, o meglio un bosco alimentare senza alcun tipo di intervento artificiale. A questo aggiungete decine e decine di bambini insieme ai genitori, visite guidate e attività come lo scambio dei semi di ortaggi per imparare a realizzare un orto in casa, laboratori per sapere tutto sulla semina e un'officina per recuperare le cose vecchie in stile fai da te insieme alla cooperativa sociale Cigno Verde. Questi semi che noi abbiamo mostrato ai ragazzi e poi alle persone che si sono fermate a questo banchetto, sono semi che noi coltiviamo, perché a noi non interessa fare una banca del seme, ma interessa fare una banca in terra, ci interessa che il seme ogni anno torni ad essere vivo, a produrre i suoi frutti e a tornare il seme. E questo secondo me è molto importante. Qui possiamo vedere il nostro semenzaio, che realizziamo ogni anno utilizzando per la maggior parte semi prodotti da noi, cioè semi che noi abbiamo conservato dalle colture dell'anno precedente. Qui abbiamo per esempio l'anguria bianca, ormai è entrata in disuso, che una volta si utilizzava per la famosa mostarda. Poi abbiamo un'altra pianta molto particolare, che è la luffa, un altro tipo di zucca che non si mangia, ma si lascia seccare sulla pianta e si sbuccia, e ciò che ne rimane diventa una spugna che può essere utilizzata in cucina o per l'igiene. Ispirarsi alla natura vuol dire favorire la biodiversità. Qui coltiviamo oltre 160 specie diverse di piante, tra alberi, arbusti da frutto, piante officinali, piante aromatiche, fiori. Beh, ce ne sono un paio qua. È ancora un po'. È un po' bruschina, però è intenso come sapore. Un'opportunità che è quella di appunto imparare a coltivare il proprio cibo, ma anche a quello di riscoprire le relazioni di quartiere.
quindi imparare nuovamente a parlarsi tra vicini di casa, a supportarsi a vicenda e a far qualcosa insieme per gli altri. La paura di essere derubati è un qualcosa che è più nella testa che nella realtà, perché poi alla fine i frutti ci sono ancora, cioè ormai abbiamo tanti carciofi, abbiamo tantissime fragole, fave, e sono ancora lì, per cui anzi vi dimostrerò quanto sono buoni anche. Rapporto col quartiere, integrazione, dita intrecciate con le scuole. L'obiettivo sono soprattutto i più giovani. Ai Fruttorti i ragazzi di due classi della Scuola Superiore Bodoni, protagonisti del progetto di Forum Solidarietà dedicato ad un viaggio mai così vicino ma spesso e all'apparenza così distante nei luoghi del volontariato della città. Quindi è un'anguria da mostarda, tipica di Paro. Queste sono altre due piante, due fiori commestibili, e questa qui è la calendula ed è commestibile, un'insalata, dona anche un tocco di colore. Ragazzi e insegnanti con la stessa strada da seguire, rappresentati in alcuni casi come questo dagli orti a scuola. In 7 plessi primari della città sono stati realizzati dei piccoli spazi coltivabili per i bambini. Si impara a rispettare la natura, ad apprezzarne il valore e le risorse. Voglio fare un'altra. Vai, pittura il tuo sasso. Guarda, qua ci sono dei colori. Vai. Aria aperta in via Picasso, centinaia di ciclisti protagonisti della pedalata Tutti Frutti, un'intera giornata di festa colorata, merito anche e soprattutto di tantissimi volontari, coloro che danno vita ai Fruttorti. Si collabora con tante altre associazioni per promuovere iniziative sui temi della sostenibilità ambientale e dell'economia equa e solidale. Non è tanto la questione economica quanto la bellezza in sé del progetto, di parlare con tante persone e di vivere anche momenti così. Quando alcuni residenti del quartiere non solo hanno chiesto stupefatti i motivi della creazione di questo vero e proprio giardino cittadino, gli stessi volontari hanno messo sul tavolo fatti concreti. Ad esempio, l'ettaro perso ogni giorno nella Food Valley a causa della cementificazione, oppure la decrescita della biodiversità, ribattezzata la sesta grande estinzione. Pensate, nei paesi occidentali si vive con un tenore di consumi così elevato che servirebbero dei 4 agli 8 pianeti per sostenerci. Non inseriamo nel sistema solo piante utili a un'unica funzione, inseriamo anche piante che sono utili al funzionamento dell'intero sistema. Per esempio inseriamo piante che attraggono gli insetti benefici, gli impollinatori, quindi vedrete tante piante che producono delle bellissime fioriture. Inseriamo piante molto importanti per la concimazione naturale del sistema. Le parti bianche che vedete sul materiale organico sono proprio le micorrize che permettono il trasporto dei nutrienti all'interno del suolo, da dove sono concentrati maggiormente a dove magari sono più carenti. La voglia è quella di riportare la natura in città e di costruire una città diversa come un luogo di tutti. Con una provocazione sulla questione alimentare, produrre il proprio cibo è un po' come poter stampare i propri soldi. Il Fruttorto può accorciare queste distanze e tagliare tutte quelle piccole barriere che ci siamo in questo periodo costruiti. Il nostro approccio è quello di non contrapporci, ma quello di sviluppare qualcosa di parallelo, quindi delle opportunità parallele, un modello alternativo più che in contrapposizione, in modo che le persone possano scegliere quello che preferiscono. Qui in via Picasso non ci si ferma mai, pronti corsi gratuiti di identificazione delle erbe spontanee e commestibili, un laboratorio di panificazione con distribuzione di lievito madre. È già realtà invece un luogo capace di promuovere partecipazione, benessere, senso di appartenenza. Si dà e si riceve come i semi di frutta e verdura fanno con la terra, e anche questa la parma bene.